Hai problemi di pancia? Hai problemi di pancia? No, per niente. No, per niente. C'ho la mano sulla pancia occasionalmente, ma non ho problemi di pancia. You don't have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. Face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand. Does my heart cry? Faccio la vita che vedo davanti a me svolgersi, quindi sono più realista di quello che sembra. Quando dipingi? Quando fai i tuoi quadri? Quando c'è abbastanza luce, possibilmente sfrutto la luce naturale. Come scegli i tuoi soggetti? È nel modo più svariato, sia andando in giro per strada con o senza una macchina fotografica. Sia guardando per esempio le illustrazioni, le pubblicità più banali, anche i cataloghi del postal market mi hanno molto ispirato. Dietro di te c'è un cane che non abbaia. Dietro Non capisco cosa significa. di te c'è un cane che non abbaia. Dietro di te c'è un cane che non abbaia. C'hai Non capisco cosa significa. un colore preferito? No, in realtà è come se dicessi a uno scrittore se ha delle parole preferite. Adopera le parole secondo quello che deve dire, sono degli strumenti, come sono degli strumenti i colori. Perché c'hai la camicia gialla? Senti, perché sono opere gialle? No, sono gialle, non è che sono. Cosa che vorrei far notare è l'eleganza del maestro Palumbo che ha una camicia gialla. Ora non so se è abbinato alle opere, però. Perché c'hai la camicia gialla? Perché stamattina ho preso una camicia gialla, poteva essere pure blu o rosa. Usi l'olio su tela, Uso l'olio l'olio su di... tela, sì. Ma è una cosa positiva questa? Che, Che cosa? diciamo, sei rimasto coerente per 40 anni con quello che facevi? Ritengo di sì, perché coerente non significa che faccio sempre lo stesso quadro. Significa che gli strumenti che adopero sono sempre gli stessi, che mano a mano anzi si consolidano e si perfezionano. I tuoi quadri, come si rapportano alla televisione? Fra l'altro, la vita moderna provoca dei cambiamenti. In un quadro vecchio, se volevo fare uno che fotografava, facevo un signore con la macchina fotografica incollata agli occhi. Adesso, se devo fare qualcuno che fotografa, cambia la gestualità, devo fare uno che fa così. Metto i computer qualche volta, però bisogna starci attenti perché i computer cambiano continuamente modello e quindi basta che uno espone un quadro con 2 anni di ritardo e già il quadro diventa vecchio.